Napoleone, il suo commento allora sul no inglese e su cosa significa per il resto dell'Europa e per l'euro. Alcuni dicono meglio così, così è più forte la reazione a livello di euro e soprattutto si dimostra che il trattato era serio, tant'è vero che gli inglesi non ci sono stati. Guarda, io non credo che sia una situazione così incredibile, nel senso gli inglesi sono sempre stati euroscettici, la signora Thatcher prima e poi altri primi ministri hanno negoziato sempre una cosiddetta clausola di uscita o di abbandono dall'euro e dalle decisioni anche prese da Bruxelles. Quindi che l'Inghilterra non voleva entrare nell'euro lo sapevamo tutti e sicuramente non c'entrerà oggi. Che l'Inghilterra abbia preso una decisione di rimanere fuori, secondo me, è molto in linea con la politica che è perseguita oggi in questo paese, che è una politica di austerità, però nello stesso tempo supportata da un quantitative easing che chiaramente gli europei non vogliono fare. Poi c'è il discorso della sterlina, che è una moneta, diciamo ancora abbastanza importante, quindi direi insomma insieme all'euro, al dollaro e allo yen, la sterlina è una delle monete più importanti. E quindi gli inglesi hanno la possibilità di prendere una decisione di questo tipo. E poi ultimo punto importantissimo, David Cameron deve difendere la City di Londra e quindi la possibilità di una tassazione sulle transazioni finanziarie o di politiche restrittive nei confronti delle libertà acquisite dalla finanza negli ultimi 20 anni, questo sicuramente Cameron non poteva accettarlo. Quindi la difesa di un'industria nazionale, ricordiamo sulla tassazione delle transazioni finanziarie, il governo inglese ha detto prendiamo uno come gettito fiscale, perdiamo 20 come attività che se ne va dall'Inghilterra perché c'è questa tassa. Lei ha avuto delle parole molto nette, diciamo radicali sulla crisi, ha detto bisogna uscire dall'euro, ci vuole un default pilotato. È ancora di questo parere dopo il Consiglio europeo oppure questa strada faticosa verso l'unione fiscale, cioè politiche di bilancio più coordinate? Può essere una via di uscita tutti insieme dell'Europa dalla crisi. Dunque, sì, io continuo ad essere abbastanza euroscettica, nel senso, io penso che quello che è successo ieri è più importante di quello che è successo oggi, la decisione da parte della Banca Centrale Europea di garantire i titoli a 3 anni. Ecco, questo ha dato un momento di respiro al mercato, però nello stesso tempo chiaramente è una decisione relativa alla mancanza di liquidità che esiste al momento sul mercato, in particolare nei confronti delle banche. Non è però una decisione che può salvare un paese come l'Italia o come la Spagna nel momento in cui il mercato decide che praticamente questi sono paesi ai quali non vuole più prestare denaro. E questo potrebbe sicuramente succedere nei prossimi mesi, in particolare l'anno prossimo l'Italia deve racimolare sul mercato più di 440 miliardi di euro, non sarà facile, ci sono le scadenze delle cedole e via dicendo. Quindi io continuo a dire che noi dovremmo avere un piano B di uscita dall'euro prima che questa uscita venga forzata dai mercati ed anche dalle agenzie di rating che continuano ad essere molto negative nei confronti dell'Europa in generale. Se ci fosse un abbassamento del rating nei confronti della Germania e della Francia, che è possibile, che porterebbe anche a un abbassamento del rating da parte del Fondo di stabilità ed anche molto possibilmente da parte della Banca Centrale, io penso che tutto potrebbe crollare. Al momento la situazione è tranquilla, almeno sono sicura che Natale e Capodanno saranno diciamo di tranquillità sui mercati, però a gennaio noi ritorneremo ad avere i problemi che abbiamo avuto fino adesso. Queste decisioni che hanno preso non sono sufficienti. Ecco, Manzocchi. That we would not be prepared to have a single currency Non siamo imposed pronti a farci upon us, imporre una moneta unica né ad abbandonare la sterlina. Un'unione economica e monetaria porta alla realizzazione di un'Europa federale, che noi rigettiamo totalmente. Mr. Delors vuole che il Parlamento europeo sia il corpo democratico della comunità europea, la Commissione, l'esecutivo e il Consiglio dei Ministri, il Senato. Io sono felice di non essere in Schengen e di non avere i miei confini aperti a tutti. Sono anche contento di non essere nella moneta unica.
Tra questi due discorsi sono passati più di 20 anni, ma la posizione del Regno Unito rispetto all'Europa non è cambiata. Uniti, ma mantenendo le debite distanze e senza cedere un briciolo di sovranità, il che ha implicato non solo la mancata adozione dell'euro, ma anche l'essersi chiamati fuori dall'area di libera circolazione denominata Schengen. Sull'euro i cittadini inglesi sembrano pensarla come la Lady di Ferro. Nei sondaggi effettuati da quando la moneta unica è entrata in vigore, i contrari alla sua adozione superano sempre il 50%, con i numeri che salgono vertiginosamente man mano che l'economia europea inizia a scricchiolare. Dalla Thatcher in poi, nessun governo inglese, che al potere ci fossero i laburisti o i conservatori, ha cambiato posizione, nonostante qualche leader sull'euro si sia dimostrato più possibilista. Ad esempio Tony Blair, che oggi dice che una volta superata la crisi greca, la Gran Bretagna dovrebbe ripensare al suo ingresso nell'euro, ma che da primo ministro si era ben guardato dal portare la moneta unica nel suo paese. Il governo Cameron, appena insediato, ha detto chiaro e tondo: l'Inghilterra resterà fuori dall'euro, ma ora è andata oltre. Dal 1973, quando è entrata nella comunità europea, è la prima volta che la firma del Regno Unito manca su un trattato comunitario così importante. Silvia Monsagrati, Sky TG24.